Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha celebrato il 246esimo anniversario della fondazione del corpo alla presenza del prefetto. Nel corso della cerimonia, in linea con le misure di contenimento disposte per l'emergenza sanitaria, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. La ricorrenza offre l'occasione per fare un bilancio dei risultati conseguiti in ambito provinciale nel corso del 2019 con riferimento ai primi 5 mesi del 2020 e delle attività connesse all'adeguamento del dispositivo di vigilanza attuato dai finanzieri per sostenere l'economia sana del Paese. Nel 2019 sono stati eseguiti in totale 2.131 interventi operativi e 322 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. Sul fronte della lotta all'evasione e alle frodi fiscali si sono concluse 93 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 604 interventi fra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Segnalate le autorità giudiziarie a 59 soggetti per gravi delitti tributari, quali le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile, omesso versamento in debita compensazioni d'imposte. Scoperti 94 soggetti completamente sconosciuti al fisco che hanno sottratto base imponibile per oltre 100 milioni di euro e IVA per quasi 15 milioni di euro, 26 datori di lavoro che sono stati verbalizzati per aver impiegato 19 lavoratori in nero e 182 lavoratori regolari. Per quanto riguarda invece il contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica, si sono concluse 25 deleghe di indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, appalti, frode ai danni dei bilanci pubblici, frodi ai danni di enti previdenziali, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 4 soggetti e l'accertamento di condotte di peculato per circa 35 milioni di euro e frode ai danni delle casse pubbliche per 350 mila euro. Per il contrasto alla criminalità economico-finanziaria, anche organizzata nel 2019, con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 22 soggetti, compresi quelli connotati da pericolosità economico-finanziaria, cioè proventi derivanti da ogni genere di attività delittuosa, in particolare in natura tributaria, societaria e fallimentare. Eseguiti quasi 900 accertamenti a seguito di richieste pervenute dalla prefettura, riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Sul fronte della prevenzione si è proceduta all'analisi di 162 segnalazioni di operazioni sospette.